Ciao e ben ritrovati in questo video tutorial di codice inutile su 3JS. Questa è la coda di un gatto e questo è un gatto. Bene. Ora che abbiamo tutti imparato cos'è un gatto, possiamo passare al tutorial di oggi, e dove parleremo e aggiungeremo del colore alla nostra scena. Abbiamo questa simpatica esplosione dell'ultima volta e iniziamo a colorarla. Per iniziare a colorare questa scena iniziamo già a modificare il nostro codice. Io direi che al momento in cui creiamo la nostra scintilla Spark già abbiamo deciso che colore utilizzare e la passiamo dentro la sua creazione, quindi Spark Color. Noi lo passiamo già da qua, Color. Perfetto, quindi qua dentro andremo a creare, a passare una variabile color che creiamo qua sopra, const color uguale new 3.color 3.color. Una volta creato questo colore possiamo utilizzare una funzione color.setHSL e ci passiamo dentro i nostri valori di colore. I valori di colore da passare all'interno di questa funzione sono Hue, Saturation e Luma. Hue, Saturation e Lightness, anzi, qui lo chiamano Lightness. E Lightness. Questi valori qui chiaramente vanno a descrivere il nostro valore. La Hue è il punto dell'arcobaleno che andiamo a pescare. La Saturation è la saturazione di quel punto di colore. E Lightness è quanto è luminoso. La Lightness, come gli altri valori, va da 0 a 1. La lightness nel particolare, quando è 0, indica in ogni caso un colore nero, quando è 1, indica in ogni caso un colore bianco. Quindi creiamo delle variabili const hue uguale 0, che sarà il rosso, const saturation uguale 1, colore saturo al massimo, const lightness uguale 0.5, che indicherà invece un colore a metà della luminosità, quindi colore pieno, non slavato verso il bianco se saliamo al 0.5, non oscuro, non ingrigito verso il nero se scendiamo invece sotto lo 0.5. Hue, Saturation, Lightness. Facendo così, salvando e andando all'interno della nostra scena, non otteniamo ancora nulla perché non abbiamo utilizzato il color. Prendiamo il color dallo Spark e andiamo a prendere il nostro this.mesh.material.color uguale color. Facendo così abbiamo impostato il nostro colore ad un bellissimo rosso pieno, quindi tutto rosso, nessun verde, nessun blu, o meglio, nel secondo HSL Hue 0, quindi rosso, Saturation massima e Luma a metà, come possiamo vedere da questa ruota. Hue, Saturation and Lightness. Quindi, come vi stavo dicendo, la Hue rappresenta il punto dell'arcobaleno, quindi da sinistra verso destra attraversiamo tutto quanto l'arcobaleno. Lightness rappresenta la luminosità del nostro punto, dal nero fino al bianco, mentre la saturazione ci indica quanto è saturo questo colore, quindi dalla saturazione massima il colore sarà pieno, andando verso lo zero, che in questo caso è il centro di questo cilindro, avremo un grigio. Un'altra cosa utile per capire HSL, Hue, Saturation, Lightness, e giocarci un po' con degli slider, e vedete, posso attraverso tutto quanto l'arcobaleno dei colori gioco con la luminosità del colore stesso o con la sua saturazione. Così facendo posso ottenere tutta la gamma cromatica rappresentabile sullo schermo.
tornando al nostro codice, al momento impostiamo un colore, lo hue allo 0, saturation all'1, lightness a 0.5. Questo colore lo impostiamo su tutti quanti i cubi. Bene, ma non benissimo. Quello che voglio fare ora è trasformare la nostra hue in un mat.random, così che ogni esplosione avrà il suo colore personalizzato. Con queste impostazioni abbiamo un colore unico, tutto uguale. Ma dato che noi vogliamo giocare programmando, vogliamo impostare pure la saturazione ad un numero casuale, ma non troppo, perché se ad esempio impostassimo anche la saturazione ad un numero casuale e impostiamo pure la luminosità ad un numero casuale, possiamo vedere che ciò che otteniamo non è proprio bello, spesso ci va a finire sul bianco, su dei colori molto scuri, non è gradevole. Per evitare questo, quindi iniziamo a scrivere qualche regola. Il punto dello hue mi sta bene che sia random, ci sta bene che sia random, randomico. La saturazione invece imponiamo che come punto di saturazione minimo è 0.5 e al massimo della saturazione ci aggiungiamo uno valore casuale moltiplicato per 0.5, vuol dire che quando è 0 la saturazione resta a 0.5, quando è 1 la saturazione è massima. E anche questo è un po' eccessivo, quindi 0.4 di saturazione randomica. E lightness, stessa cosa, potremmo lavorare sulla stessa tipologia di calcolo. Diciamo che come lightness minima ci impostiamo un bello 0.3 più 0.3, quindi stiamo in un, anzi 0.4, quindi stiamo in un range che va da 0.3 a 0.7, perché 4 più 3 fa 7, e lo moltiplichiamo questo 0.4 per mat.random. E qui abbiamo una saturazione di una luminosità del colore scelto più precisa, ma un giochetto migliore da fare può essere che variamo per ogni particella, quindi queste 500 cubi che creiamo, la saturazione, la luminosità o lo hue di un pochino. Io ho trovato bello variare soprattutto la luminosità, quindi diciamo che la luminosità non la facciamo costante, ma la facciamo variabile, come la creiamo come colore variabile, ed ad ogni ciclo for la luminosità viene riassegnata casualmente, ma riassegniamola casualmente come prima scelta e vediamo cosa succede. No, niente. Lightness. No, aspetta un po'. C'è qualcosa che non va. Facciamo qualcosa di drastico per obbligare un cambiamento. Lightness è nero. Perfetto. Quindi 0.3 più 0.4 per mat.random non ci crea abbastanza cambiamento. Mettiamoci proprio mat.random su tutta la luminosità. Andiamo a vedere in scena cosa succede. Accidenti. No, quello che succede è che mi prende l'ultimo valore impostato sul color, perché il colore l'ho impostato qua fuori, lo passo a Create Spark e vado a cambiare questa variabile nella memoria
ma le particelle, i cubi, vanno a far riferimento al colore che c'è sulla memoria, che è solo uno, e quindi varia sempre. Quindi quello che devo fare per ottenere un colore sempre diverso in maniera facile e rapida è ricreare ogni volta un nuovo colore, giocare sulla lightness ogni volta. Allora, cosa succede? Succede che io prendo e creo un colore, ad esempio colore ciano. Dopo che ho creato il colore ciano, inizio con il ciclo for, durante il quale creo le tante particelle. Ad ogni creazione di particella, a questa particella ci vado ad impostare il colore che ho creato qua sopra. Quando passo al ciclo successivo, modifico il colore, lo trasformo ad esempio in rosso e lo vado ad assegnare all'altra particella. Vado così per tutti i cicli fino ad arrivare all'ultimo. Facciamo finta che questa qui sia la 500ª particella. Alla 500ª particella il colore che vado a mettere è verde, lo assegno a questa particella. È così che ho fatto. Ho assegnato lo stesso colore a tutte le particelle, anche se ad ogni ciclo lo sono andato a cambiare. Tutte le particelle condividono lo stesso colore. Non è così che devo fare, non è così che dobbiamo fare. Ora in effetti stiamo facendo una cosa diversa. Stiamo creando all'interno del ciclo for una nuova variabile colore, verde ad esempio. Al ciclo successivo creiamo una nuova variabile colore rosso, un nuovo oggetto colore rosso, e lo assegniamo alla particella, e così via fino all'ultima. Alla fine di tutti quanti i cicli avrò ottenuto un colore diverso per ogni particella. E ora dovrei avere esatto tutte le particelle di un colore diverso. Ora anche qui la lightness con un valore randomico per ogni particella completamente casuale è un po'... non mi piace. Quindi anziché la lightness impostare un valore casuale, un valore randomico, le faccio questo giochino qua. E lo scrivo molto prolisso, quindi if, facciamo così, se i mod 2, quindi se il resto della divisione per 2 di i è uguale a 0, quindi stiamo in un numero pari, la lightness è anzi no, a color, facciamo così, a color le viene impostato un colore con una lightness come generata prima casualmente più 0,15 di luminosità. Altrimenti color viene impostato uguale a prima. Salviamo, andiamo nella scena e vediamo cosa succede. Esatto, abbiamo. Ora non posso mettere in pausa, ma abbiamo, come vedete, se riuscite a notare, delle particelle, una più chiara e una più scura, diviso a metà il colore. Il colore è diviso a metà. Questa cosa è interessante, ma facciamo qualcosa di un pochino più complesso che poi andiamo anche a ripetere sugli altri colori. Quindi andiamo a prendere il resto della nostra divisione, quindi i mod. E lo facciamo per 4, mod 4, e creiamo un bel const, chiamiamo k costante, uguale a 0,05 per rest. Quindi questo valore k lo loghiamo, tanto per avere chiaro cosa sta accadendo. Questo valore k lo aggiungiamo alla lightness ogni volta, così da avere
quattro luminosità diverse per i nostri colori. Eccole qua. Vedete, una volta è 0, una volta è 0.0005, una volta è 0.1, una volta è 0.15. Possiamo anche arrischiarci di più per dare una variazione più consistente ai colori e diamo 0.09. Andiamo qua, eccoci. Abbiamo questi colori che variano in questa maniera ed eccoli qua loggato. Torniamo al nostro codice. Un'altra cosa che possiamo fare è prendere la hue, prendiamo il log, prendiamo il settaggio del colore più in basso, const current hue uguale a hue più 0.5, ok? Ma solo se, quindi lo moltiplichiamo per i mod 2, quindi aggiungiamo 0.5 alla hue dichiarata per solo durante i numeri pari. Questo 0.5 cosa farà? Andrà a prendere un colore complementare. 0.5 sono 180 gradi nella nostra ruota della saturazione dello hue, nella nostra ruota colore. Quindi se abbiamo un rosso andremo a prendere un ciano come colore complementare, giallo andiamo a prendere un blu, e così via e così via. L'unico problema è che se abbiamo un valore superiore a 0.5, aggiungendoci 0.5 otteniamo un valore superiore a 1 che non è supportato dal nostro colore, quindi come colore 3JS ci restituirà sempre solo il rosso. Quindi c'è un piccolo calcolo anche qui da fare per assicurarci che current hue venga sempre ritornato il valore dietro la virgola o al massimo il valore 1. Quindi current hue è uguale a current hue mod 1. Piccolo trucco, lo loghiamo tanto per vedere cosa succede ogni volta e lo andiamo ad utilizzare nel nostro colore. Salviamo, torniamo nella nostra scena, eccoci, vedete? Facciamo una cosa, allora facciamo una cosa, scriviamo una cosa per capirci meglio. Const label uguale se i mod 2 è uguale a 0, quindi siamo nei numeri pari, allora label sarà una stringa che dice pari, altrimenti label sarà una stringa che dice dispari. Questo tipo di notazione si chiama operatore ternario. Non lo spiego adesso, ma è un modo semplice per fare un if else. Fondamentalmente questa è la condizione: se è vera torna questa parte qua, se è falsa torna quest'altra parte qua, e la ritorniamo come label current hue pari dispari. Ci mettiamo anche dei bei due punti questa stringa, salviamo, torniamo nella nostra scena, pari dispari pari dispari, vedete, pari 0.62, dispari 0.12. se non facessi questa cosa qui sulla linea 23, la commentiamo temporaneamente, torniamo nella scena, vediamo che ok, questo giro è andato bene, questo giro sta andando sempre bene,
Ecco, dispari 1.06 da oltre. Quindi questa cosa la lasciamo, così da mantenere il valore sempre sotto o uguale a 1. E dato che ci siamo, utilizziamo K per variare anche la saturazione in negativo, quindi togliamo K dalla saturazione e variamo anche il livello di saturazione del colore stesso. Ok, ora questi cubi sono un po' troppo luminosi a volte, un po' troppo scuri altre, quindi vuol dire che abbiamo una luminosità che tende troppo in alto o troppo in basso. Facciamo così. Più 0,15 e in questo valore K luma invece K sat così si variano pure in maniera differente, lo scostamento è diverso. Va meglio, ancora la saturazione, le volte mi sembra un po' bassa, ma teoricamente facciamo che la saturazione parte abbastanza in alto, 0,7 più 0,3, così può anche arrivare a saturazione 1, tutto saturo, e poi comunque la diminuiamo. Ok. Adesso questi cubi e questa esplosione è abbastanza piatta. Ultima modifichina per avere una esplosione simpatica. La facciamo dentro Create Spark e non ruotiamo solo la Z, ma ruotiamo anche la X, dovrebbe essere sufficiente. Andiamo un po' a vedere. Sì, non si nota abbastanza. Gli diamo un po' più di vita a queste particelle e anche qui facciamo così. La vita la decide l'esplosione, la vita delle particelle. Eccoci qua. Salvando, andando sulla scena, perfetto, togliamo questi log che mi rallentano il computer, ho tolto il log da qua sotto, quindi non mi serve neanche pari dispari. Salva, torniamo alla scena, eccoci. Particelle sembra che vadano solo verso avanti e non si allontanino indietro nello spazio, perché se notate sono tagliate, ci sono dei punti qui vengono tagliate perché abbiamo la telecamera che taglia la scena troppo presto. Quindi andiamo su Basic Scene, andiamo nel punto in cui viene impostata la telecamera, così. Vediamo che come near plane e far plane abbiamo near 1, far 100, aumentiamo il far, 100 è 1000 eccessivo, aumentiamo il far a 500, tornando nella scena dovremmo vedere esatto anche allontanarsi. E non sono male queste esplosioni di particelle. Ecco, a questo punto abbiamo le particelle colorate con colori complementari. Noi abbiamo la nostra ruota del colore, la nostra hue, qua da 0 a 1,
ci aiutiamo con questo color picker, che invece è la ruota colore che va da 0 a 360 gradi. E cosa facciamo noi, appunto? Prendiamo una particella, cioè prendiamo un primo colore, ad esempio questo, e ci aggiungiamo 0.5, che qui corrisponde a 180, quindi 231, e coloriamo le particelle di blu e di giallo, di blu e di giallo, di blu e di giallo. Una scelta un po' acida. Una cosa che vi suggerisco di fare, di provare, che ora non registrerò nel video, è di invece implementare, anziché colori complementari, iniziare ad implementare colori ternari. Ad esempio, scelgo un punto centrale che può essere 180 gradi e mi discosto di una ventina di gradi, quindi vado, scelgo il 160 in questo caso e 200, e coloro le particelle con questi tre colori qua. Quindi, scegliendo i colori ternari, otterrò delle colorazioni delle particelle più armoniose. Vi consiglio di provare a farlo. Quello che dovete fare è scegliere, provare questo approccio. L'U randomico indica il centro, e da questo centro si sottrae e si aggiunge un valore, uno 0.1, per esempio. Si deve stare attenti di non finire sotto lo 0, si deve stare attenti a non andare sopra l'1. Come evitare di andare sopra l'1 lo abbiamo già visto, vi lascio a voi tentare di capire come non andare sotto lo 0. E per questo video è tutto, arrivederci alla prossima, ciao!